Care colleghe e cari colleghi, buongiorno a tutti. Mi spiace non essere presente a questo incontro con voi come invece avrei voluto e come avevo assicurato, ma in contemporanea vi sono le celebrazioni per i 30 anni dell'Agenzia Spaziale Italiana, evento questo al quale parteciperò insieme a tutti gli altri presidenti degli EPR italiani. Questo è il motivo per cui non sono fisicamente con voi, ma ci tenevo comunque ad essere presente in qualche modo. E utilizzo la tecnica del videomessaggio per potervi comunque indirizzare un breve saluto e un ringraziamento per quanto avete fatto in questo primo anno di attività. È un momento importante quello di oggi perché ad un anno dall'istituzione del consigliere di fiducia, meglio dell'attivazione delle figure del nostro istituto, il consigliere di fiducia dello sportello di ascolto, il CUG che si è costituito presso il nostro istituto e i cui componenti ringrazio anticipatamente per quanto hanno fatto e per quanto continueranno a fare, prima fra tutti la Presidente, la collega Maria Concetta Giunta, ebbene, dicevo, oggi il CUG dell'ISPRA presenta a tutti noi colleghi alcuni risultati di questo primo anno di attività, con un primo bilancio sulle attività stesse, appunto, con la presentazione del funzionamento dei servizi che abbiamo attivato, con la presentazione delle finalità e delle relazioni con cui operano all'interno dell'istituto le figure che si occupano di benessere organizzativo, il CUG stesso, il medico competente e il responsabile della sicurezza e della protezione dei lavoratori. Parliamo, come è noto alla gran parte di voi, di un servizio ulteriore previsto dall'ISPRA per sostenere il benessere organizzativo, che è una delle dimensioni fondamentali della nostra attività lavorativa quotidiana, e per gestire eventuali conflitti interpersonali lavorativi senza ricorrere alle vie giudiziali, avendo escluso ovviamente il ricorso a vie di fatto, ma ricorrendo a forme di conciliazione in via informale o pacifica. Muovendoci in una logica che non è certo quella di esasperare i conflitti, ma quella di prevenirli, ma sviluppando soprattutto un rapporto sinergico tra amministrazione e dipendenti e cercando di far recuperare a quei colleghi che lo possono aver dimenticato un senso di appartenenza e anche di collaborazione reciproca all'interno del posto di lavoro. Questo rapporto sinergico tra le diverse componenti dell'amministrazione e anche tra di noi è alla base dell'attivazione del servizio stesso, perché è stato grazie alla sinergia tra il nostro istituto e l'INGV, che ringrazio per la collaborazione e anche per la presenza oggi alla nostra iniziativa, è stato appunto attraverso questa collaborazione che è stato possibile dare concretezza alle funzioni del consigliere di fiducia e dello sportello di ascolto. Ho letto con attenzione la relazione che proprio in questi giorni è stata presentata dal consigliere di fiducia e ho visto che si tratta di un istituto che ha già avuto modo di dimostrare in modo tangibile quanto sia importante e fruttuoso avere uno strumento di questo tipo all'interno della nostra realtà lavorativa. La giornata di oggi quindi rappresenta un momento di conoscenza e di riflessione, ma anche il momento per scambiarci qualche idea e presentare, lo dico con una punta di orgoglio, anche quella che, proprio per questo primo anno di attività, può senza dubbio definirsi una best practice all'interno del panorama lavorativo italiano. Vi ringrazio, vi auguro buon lavoro con la certezza che l'appuntamento di oggi non è un momento di riflessione, ma è un momento anche di partenza per lo sviluppo delle azioni future nel corso dei prossimi anni. Buon lavoro.